In questo numero, malattie rare, al via campagna su inclusione, il dialogo abbatte le barriere. Il gastroenterologo, farmaci biologici efficaci su Crohn e coliti più resistenti. Di Lorenzo, di RBM, 7% in meno di dosi AstraZeneca, sarà reintegrato. E ancora, l'esperto, ipoacusie e sordità non vanno trascurate, 3 marzo World Hearing Day. Al via primo studio di fase 3 per cura malattia rara dell'occhio, la cheratite da acantameba. Epidemiologo Volpi, lo dicono i numeri, il lockdown uccide. A seguire le news scelte per voi dalla redazione. In occasione della giornata mondiale delle malattie rare, Sanofi prosegue il proprio impegno sul tema, promuovendo una serie di iniziative volte a far luce sull'impatto che queste patologie hanno sulla vita delle persone che ne soffrono e delle loro famiglie. Problematiche che oggi, nel contesto stravolto dalla pandemia con il suo impatto sociale e psicologico devastante, diventano ancora più sentite e urgenti. Tra le iniziative, la campagna Se ne parli non è raro, progetto di sensibilizzazione contro la violenza delle parole, ideata in collaborazione con Parole Ostili e con il patrocinio di Uniamo FIMR Onlus, la Federazione Italiana Malattie Rare. L'idea è nata proprio dall'obiettivo di provare a cambiare la cultura dell'esclusione attraverso il dialogo. Perché proprio attraverso le parole noi possiamo essere più vicini e accompagnare magari la persona che è affetta da malattia rara. Come? Riportando al centro proprio la forza della parola e della relazione. Siamo partiti da uno slogan, se ne parli non è raro. E con questo slogan vogliamo proprio riportare al centro il dialogo anche con le persone che appunto sono affette da malattie rare e attraverso la cura delle parole. È un modo per includere, è un modo per avvicinarsi agli altri, alla sofferenza degli altri e perché no, migliorare la vita proprio anche di chi soffre. Perché troppo spesso oggi tendiamo a trascurare il valore della parola, utilizzandola magari in modo superficiale, magari abusandone, magari ecco, non utilizzandola proprio a dovere. Crediamo che la parola sia invece un grande mezzo per includere le persone. Ecco, abbiamo l'esperienza quotidiana che sui social le parole feriscono, fanno male, possono essere delle pietre, perché però queste pietre possono costruire dei ponti oppure possono costruire dei muri. Ecco, questa campagna va proprio in questa direzione. Proviamo ad abbattere i muri e invece avvicinarsi alle persone che invece fanno più fatica e che hanno le malattie rare. Secondo un'indagine realizzata dall'Istituto Superiore di Sanità e Uniamo FIMR sulle difficoltà dei malati rari durante l'emergenza Covid-19, il 52% dei pazienti ha rinunciato o interrotto i percorsi terapeutici e il 54% ha dichiarato di aver riscontrato problematiche nel seguire con continuità le terapie. Le persone con malattie rare si sono sentite molto escluse perché non avevano più accesso ai propri centri di competenza, non trovavano nessuno disponibile ad ascoltarle e a fargli capire quello che il Covid avrebbe rappresentato anche per la loro patologia. Mai come ora, quindi, interrogarsi sui bisogni della comunità dei malati rari e sulla necessità di inclusione e accoglienza delle diversità è fondamentale. Tante sono le cose che si potrebbero fare, sicuramente sensibilizzare maggiormente sulle specificità di queste malattie rare e far capire come ci si senta proprio isolati e senza diagnosi, non compresi e con la necessità di avere dei percorsi chiari, certi, che partano dal territorio vicino alla persona per arrivare ai centri di competenza che possono essere anche sovranazionali. La campagna di Sanofi che ci è piaciuta da subito, da quando ce l'hanno proposta, è proprio centrata sulla vicinanza e sull'inclusione sociale. C'è un video specifico che è molto bello e vi invito ad andare a vederlo perché fa capire come nella vita di tutti i giorni la cosa più importante è essere compresi in maniera empatica. Speriamo che tutti si mettano per un attimo nelle panni delle persone con malattia rara e in parte ci si sono già messi durante il Covid perché hanno sperimentato il senso di isolamento, la distanza, la non speranza di una cura che durante il Covid abbiamo tutti passato come momenti tragici e sono la quotidianità per molte delle persone con malattia rara. Quindi il mettersi nei panni, il sentirsi più vicini e anche il comprendere quando
A volte la malattia rara non si vede, ma c'è. E tutto questo anche attraverso canali finora meno battuti da argomenti così importanti come le malattie rare. La campagna social è uno strumento importantissimo perché ormai viviamo tutti attaccati a telefonini, smartphone e quant'altro. Quindi è importante far passare da lì dei messaggi che siano chiari e soprattutto che siano univoci rispetto alle malattie rare. Ci proponiamo di raggiungere più persone possibile e di coinvolgere non solo la comunità delle persone con malattia rara, ma veramente tutti i cittadini. Per le persone più deboli, la Federazione Italiana Malattie Rare ha comunque già messo a disposizione un numero verde di supporto. Uniamo ha attivato da 3 anni un servizio di ascolto, informazione e orientamento con 2 psicologhe e un legale che possono dare supporto alle persone che sono alla ricerca di una diagnosi oppure si sentono in un momento di debolezza e non sanno dove trovare un punto di riferimento. Vi invito a telefonare in tutti i casi in cui ne sentiate la necessità all'800-66-2541. Per le malattie infiammatorie croniche dell'intestino, con cui convivono almeno 200.000 italiani, soprattutto giovani adulti fra i 20 e i 40 anni, senza preferenza di genere, sono stati fatti notevoli passi avanti sia sul piano diagnostico sia terapeutico, in particolare per la gestione di patologie quali la rettocolite ulcerosa e la malattia di Crohn. Ma come si fa la diagnosi di queste malattie? Beh, di fronte a un quadro sospetto abbiamo una serie di accertamenti che dobbiamo eseguire a più livelli, che vanno dagli esami di laboratorio ad alcuni esami radiologici, ma non c'è dubbio che gli esami diagnostici fondamentali siano quelli endoscopici, in particolare una colonoscopia ben fatta, cioè quella che riconosce, diciamo che valuta tutto il colon e che anche entra nell'ilio per valutarne l'ultimo tratto, è in genere diagnostica in circa il 90% dei casi, identificando in questo modo la colite ulcerosa o la malattia di Crohn. Dal punto di vista terapeutico, la principale novità riguarda i farmaci biologici, che bloccando una o più molecole infiammatorie o immunoeccitatorie spengono efficacemente la infiammazione anche nelle malattie più resistenti, con notevoli benefici per la qualità di vita di chi soffre di queste patologie. Queste malattie hanno un impatto molto importante sulla vita di questi nostri pazienti, sia per quanto riguarda la loro vita sociale, affettiva, lavorativa ed altro, e quindi sono malattie che accompagnano il paziente per tutta la vita, con degli andamenti ad alti e bassi, con periodi di riacutizzazione che si alternano a periodi di remissione relativa o assoluta, che noi cerchiamo di mantenere e di indurre con le terapie a nostra disposizione. Negli ultimi 20 anni si sono aggiunti i cosiddetti farmaci biologici, o meglio dire biotecnologici, che unendosi all'armamentario terapeutico che era già in uso e in utilizzo da molti anni in precedenza, con la mesalazina, con gli steroidi e con altri farmaci immunoregolatori, oggi permettono nella maggior parte dei casi dei nostri pazienti un discreto, un buon controllo direi delle fasi più acute di malattia e un buon mantenimento delle fasi di quiescenza clinica. Ciò non toglie che in una percentuale anche significativa di pazienti noi dobbiamo comunque ricorrere a interventi chirurgici, ma la qualità degli interventi chirurgici di questi giorni è decisamente cambiata rispetto al passato, e questo sostanzialmente ci dice che non dobbiamo più vedere la chirurgia come una paura, uno spettro che si aggira alla fine della nostra incapacità medica di curare queste malattie, ma come una valida alternativa per il paziente per mantenerne soprattutto la sua qualità di vita in maniera persistente. Questa storia che non arrivano le dosi di vaccino contro Covid-19 è diventata insopportabile. Ho cercato di far capire che quando si parla di produzione di vaccino non si parla di produzione di saponette.
Così Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di IRBM Pomezia, in un suo intervento radiofonico, in risposta alle polemiche sul taglio della fornitura di AstraZeneca, che continua spiegando che il vaccino presuppone una cultura cellulare. Quando si semina il grano, uno si aspetta che da quella semina vengano fuori tot quintali di grano. Se viene il 7% di quintali in meno, con chi se la prende? Se la può prendere solo col cielo. In una condizione di fiducia reciproca, si dice, purtroppo manca il 7%, la prossima volta cercheremo di reintegrare. Entro la fine di marzo ci sarà la consegna di 5 milioni di dosi e così sarà. Nel caso specifico di vaccino, poi, continua Di Lorenzo, quando fai una programmazione hai uno stock di riserva, ma in questo caso non c'era la possibilità. Nella penultima consegna c'erano più dosi di quelle che dovevano arrivare e nessuno le ha notate. Quando c'è un po' di meno allora ci sono i titoloni, ha evidenziato Di Lorenzo, che non trova giustificazione per tutto questo accanimento sul vaccino AstraZeneca. Ho il sospetto, dice, che dia fastidio perché costa troppo poco. L'Università di Oxford ha imposto l'idea che il vaccino è veramente un bene comune. È stata fatta una scelta etica. In pandemia non si guadagna sul vaccino e quindi il vaccino è venduto a 2,80 euro. Ho l'impressione che il tutto venga strumentalizzato per aprire la corsa e guadagnare tanto, conclude Di Lorenzo, che sull'efficacia del vaccino tiene a sottolineare che non ci sono problemi di nessun tipo per la variante inglese. Il vaccino AstraZeneca è efficace così come sul ceppo originario, ed in particolare poi è efficace al 100% sulla malattia grave. Questo significa che chi prenderà l'infezione al 100% non andrà a finire in ospedale. Effetti collaterali? Avere un dolorino sulla spalla o un po' di senso di stanchezza dopo aver fatto il vaccino è assolutamente fisiologico, conclude. I problemi acustici non sono da sottovalutare se si accara la salute mentale e psichica della popolazione. A evidenziarlo è il professor Stefano Di Girolamo, professore ordinario e responsabile di otorinolaringoiatria del Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, che in occasione della Giornata Mondiale dell'Udito, che si celebra il 3 marzo, ricorda ai nostri governanti e alla popolazione che anche se l'allarme sanitario è ancora alto per la diffusione della Covid-19, le ipoacusie e la sordità non dovrebbero essere considerati problemi secondari. Ognuno di noi ha nella famiglia un nonno che sente meno, che alle volte ci fa anche sorridere per questo aspetto. Invece si è visto, con degli studi ultimamente, che l'impatto dell'ipoacusia è un fattore determinante nei deficit cognitivi, rallentamenti proprio del nostro cervello legati a una mancanza di stimolo acustico. Lo stimolo acustico è sempre presente nella nostra vita e noi riusciamo a controllare quello che vogliamo sentire. Cioè i suoni che dopo un pochino di tempo perdono di significato, il nostro cervello tende a non considerarli più. Esempio banale di chi vive vicino all'aeroporto, che dopo un po' si rende conto che il suono dell'aereo che atterra non determina più l'allarme per il paziente stesso. O viceversa, tutti sappiamo l'estrema sensibilità dell'udito materno nel riconoscere il pianto del proprio bambino. Quindi una salute uditiva è fondamentale nell'avere una vita di sociale e di relazione adeguata, ma soprattutto nel prevenire quelle demenze che negli ultimi anni stanno sempre di più aumentando nella popolazione meno giovane. Quest'anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia poi una call to action in favore della diagnosi e cura dei problemi uditivi, ponendo l'accento anche sul loro aspetto finanziario ed economico, legato in particolare ai costi dovuti alla mancata prevenzione. Secondo una stima proprio dell'OMS, la perdita dell'udito costa infatti all'economia globale 750 miliardi di dollari, di cui 105 miliardi solo per voci come la perdita di produttività dovuta alla disoccupazione e alle pensioni premature. Sicuramente è molto sottovalutato questo aspetto. Se noi vediamo gli indennizzi o le cause legate alla perdita dell'udito, sono molto meno rilevanti rispetto a quello che è la perdita della vista o l'abbassamento della vista o di altre funzioni. Eppure l'impatto che l'udito ha nell'ambito lavorativo di una persona è estremamente alto, cioè espone innanzitutto a un maggior rischio di incidenti sul lavoro, perché la persona che sente male tendenzialmente non avverte il pericolo in tempo reale, ma soprattutto ne determina uno scadimento della qualità. Tutti sappiamo come spesso i soggetti ipoacusici vengono relegati a funzioni lavorative di basso livello, proprio perché hanno una incapacità nello scambiare con gli altri operatori le informazioni in tempo reale e quindi potrebbero
entrare in difficoltà, fermando il ciclo produttivo, determinando dei ritardi. La cantameba è un parassita che può essere presente nelle acque delle piscine, ma anche in quelle dei rubinetti. E se viene a contatto con l'occhio attraverso, ad esempio, una cattiva gestione delle lenti a contatto, ed in particolare di quelle morbide, tenute durante il bagno o pulite con acqua infetta, può insinuarsi tra la lente e la superficie oculare. Il parassita inizia così a devastare l'occhio, provocando un intenso dolore e una forte sensibilità alla luce, arrivando a determinare anche una grave forma di cheratite. Se non trattata per tempo in maniera adeguata, l'infezione si sposta quindi in profondità e può potenzialmente portare al trapianto di cornea, alla cecità e fino alla perdita dell'occhio. Per fortuna è un'infezione rara, si parla, si stima che possa colpire da 9-10 abitanti per 100.000 in Europa, e è considerata una malattia rara, quindi orfana di trattamento. Questa infezione è resistente ai comuni antibiotici, ci sono invece dei disinfettanti che possono essere efficaci anche sulla forma cistica di questo protozoo, di questo parassita. Si è da poco concluso però con ottimi risultati uno studio multicentrico europeo di fase 2. E quindi l'arruolamento nello studio di fase 3, in doppio cieco, di 135 pazienti con cheratite da cantameba. Obiettivo? Valutare l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità locale della soluzione oftalmica, con polisamide allo 0,08%, rispetto a una combinazione di polisamide allo 0,02% e propamidina allo 0,1%, comunemente utilizzata come trattamento empirico off-label. Si tratta in assoluto del primo studio di fase 3 per un farmaco destinato al trattamento di questa infezione. Per la SIFI, la cantameba rappresenta una delle principali aree di ricerca nella quale siamo impegnati con lo sviluppo del primo farmaco autorizzato per la sua cura. Il progetto di ricerca ha visto recentemente la conclusione degli arruolamenti dei pazienti in uno studio multicentrico internazionale di fase terza, per il quale aspettiamo i risultati entro la fine di quest'anno. Il lockdown non solo è inutile, ma dannoso. Ci troviamo davanti a un'evidenza, e cioè che l'andamento della pandemia risulta totalmente slegato dalle strategie adottate dai vari paesi. La Germania e il Regno Unito sono la dimostrazione del fallimento delle misure più drastiche, che laggiù dove sono state prese hanno portato solo più vittime. Berlino si è messa in lockdown il 9 dicembre, dopodiché da una media di 2.000 morti a settimana è passata a una di 6.000 morti a settimana e oggi è il doppio dei morti di 8-9 settimane fa. Se chiudi in casa i positivi, con i negativi la gente muore, esattamente quanto accaduto in Italia a marzo, a riprova che il lockdown uccide. Lo afferma l'epidemiologo Roberto Volpi, autore del libro No, non è andato tutto bene, in un'intervista a un quotidiano, che precisa servono mascherine, distanziamento e igiene. Stop, il caos di voci e opinioni dei virologi ha un effetto depressivo sulla popolazione. Cosa aspetta il ministro a richiamare all'ordine almeno i membri del proprio comitato tecnico scientifico e i vari consulenti del ministero? Un bailame alimentato dai media, peraltro. C'è un mainstream al quale non puoi opporti. Non ci sono neppure gli spazi per esprimere opinioni diverse da quelle correnti, osserva l'epidemiologo, espresse dalla litigiosissima galassia dei virologi. La politica non dovrebbe avere paura di nulla, e invece ha una fifa matta della scienza, ha un complesso di inferiorità nei suoi confronti, conclude Volpi. Noi dobbiamo vaccinare le persone sopra i 70 e 80 anni. Il 50% delle persone ricoverate in ospedale ha un'età mediana di 82 anni. Se noi riusciamo a proteggere queste persone, evitiamo il 50-60% di ricoveri. In questo modo il nostro sistema sanitario riuscirebbe a gestire gli altri casi gravi. Lo ha sottolineato Massimo Puoti, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Niguarda di Milano, intervenendo a una trasmissione televisiva. Quanto all'eventuale necessità di modifiche periodiche ai vaccini, Puoti puntualizza che non è detto che il virus abbia variazioni annuali. Quando varia può anche variare essendo meno aggressivo. Lì è possibile che si debba rifinire la proteina cambiando qualcosa nella composizione del vaccino, ma sarebbe un'operazione molto semplice.
Preoccupano i segnali di stress al quale è stato sottoposto in questi mesi di lotta a Covid il personale sanitario, spesso costretto a lavorare in situazioni difficili per carenze d'organico e turni di lavoro massacranti. Per questo riteniamo quanto mai urgente che si avvii un piano di assunzioni nel comparto sanitario utilizzando le risorse del Recovery Plan, che prevede espressamente il rafforzamento dei reparti di medicina interna. Lo sottolinea Dario Manfellotto, presidente della FADOI, la Federazione dei Medici Internisti e Ospedalieri, commentando l'indagine sulla vaccinazione dei sanitari condotta dall'associazione. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute@adnkronos.com. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.